vivi davvero. Che questo mondo impone a noi di vivere senza certezza alcuna, in bilico nel blu, disperati amanti che non hanno mai trovato amore puro. Piegate le regole del buon mercato, mi pento, mi dolgo per questo peccato, ma quando respiro mi accorgo che esisto davvero. E stiamo isolati in cerca di gloria, mediocri e muti e senza memoria, ma guarda, l'estate è tornata, speranza c'è ancora. Che questo tempo impone a noi, velocemente vivere una vita, ma il frutto del peccato una donna l'ha mangiato, adesso io vorrei un pezzo di torta. Piegate alle regole del buon partito, nessun pregiudizio, ma stato sanato, raccontami quello che fai per dormire la notte, illusi, delusi da senso di colpa, costretti da una morale distorta, ma fuori c'è un mondo di anime salve davvero. Nei panni di Giorgia Todraro, Marta De Pascale. Nei panni del coro degli Alpini, mio fratello e due miei amici. Bravissimi. Bene, non mi ricordo più niente di quello che devo dire. Sì, allora, una storia. Tu sei il protagonista. Giorgia ti implora, ti prega di vivere davvero, di vivere fino in fondo ogni momento come se fosse l'unico importante. E pensate, in questo testo la parola più importante è ma. Uno dice, ma. Sì, è ma. Perché se leggete bene il testo, prima vi descrive una situazione un po' triste, un po' difficile, no? Piegati alle regole del buon mercato, mediocri, muti, senza memoria, ma. Ma quando respiri ti accorgi che vive davvero. Ma guarda, l'estate è tornata, speranza c'è ancora. Ma è la parola che apre un'alternativa, che apre una possibilità, una crepa dalla quale filtra della luce, dalla quale tu puoi attingere energia per uscire e godere di ogni momento, come farà anche il prossimo cantante nella prossima canzone che ci leggerà l'esimio e molto simpatico Lollo Sassi, nome geologico. Ringraziamo anche il nostro cantastorie, Matteo De Benedictis, nonché autore del libro.